Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al webinar. Come saprete, nel corso dell'incontro di oggi parleremo di feromoni e tecnologie di utilizzo. Prima di entrare nel vivo dell'incontro di oggi, ricordo che il webinar è organizzato da Isagro in collaborazione con la società editrice Fruit Communication. E con il patrocinio dell'Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e dei Ricercatori in Agricoltura, l'ARTR. Ma andiamo appunto subito nel vivo e iniziamo con le presentazioni di oggi. Passo quindi la parola a Pierangelo Mereghetti, che è responsabile feromoni e produzione e tecnologia Isagro, che presenta un contributo intitolato Silenziosi messaggeri, i feromoni degli insetti. Passo a te quindi la parola, Pierangelo. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Io sono Pierangelo Mereghetti, come dicevo, sono responsabile di riproduzione di feromoni e delle tecnologie in Isagro. Nella mia presentazione vi illustrerò cosa sono questi silenziosi messaggeri, la loro identificazione e ottimizzazione e infine le applicazioni. Perché i feromoni? Tutti gli esseri viventi hanno come obiettivo la continuazione della specie. Gli insetti sono una popolazione di individui dotati di una certa mobilità sul territorio, la cui unica motivazione di vita è la perpetuazione della specie. E la prima necessità di tali individui è la certezza di potersi incontrare, riconoscere come potenziali partner. Per noi è molto semplice, possiamo mettere in tasca una mano in tasca ed estrarre lo smartphone, ad esempio i cani alzano la gamba, i gatti si sfregano contro oggetti, contro le persone per lasciare dei segnali. Gli insetti utilizzano una comunicazione a distanza che è silenziosa e che è basata su stimoli chimici. Questi stimoli chimici sono i segnochimici. I semiochimici regolano moltissime attività negli insetti, come la scelta delle piante ospiti, i luoghi in cui ovideporre, la localizzazione della preda o dell'ospite, la ricerca e la scelta del partner e l'organizzazione anche delle attività sociali. Questi si dividono in allomoni, cairomoni, sinomoni e feromoni, a seconda della specie dell'emettitore e del ricevente di chi ne trae vantaggio. Quando l'emettitore e il ricevente sono della stessa specie, parliamo di feromoni. I feromoni, dal greco fero, portare, e hormon, stimolo, a seconda del segnale trasmesso, si dividono in feromoni di aggregazione, di ovideposizione, feromoni sessuali, di allarme, feromoni di arresto e di traccia. Perché i feromoni sessuali degli insetti? Cosa sono? I feromoni sessuali degli insetti sono delle sostanze chimiche naturali volatili che vengono rilasciate da ghiandole esocrine presenti sulle femmine, sugli esemplari femmine, per richiamare i maschi della stessa specie. I sensi olfattivi, deputati alla percezione degli odori, sono localizzati sulle antenne. Queste sostanze, questi messaggeri, provocano una reazione specifica, quale un cambiamento fisiologico, un processo di sviluppo, un comportamento. Queste scoperte sono iniziate con il naturalista Jean-Henri Fabre, che è il padre dell'entomologia moderna, che ha iniziato a studiare il comportamento degli insetti. Isagro è attiva dal 1970, a partire dall'ex Istituto Donegani di Novara sui feromoni, e continua appunto la ricerca sviluppo sui feromoni e trappole. Attualmente abbiamo circa più di 100 specie di insetti coperti e soluzioni innovative sia di cattura che di disorientamento. Andiamo ora a vedere come si identifica un feromone. Questo parte dall'attrattività, dalla verifica che gli esemplari femmine attirino gli esemplari maschili. Si estrae il feromone dalle ghiandole esocrine e
si fanno delle prove di attività sulle antenne del maschio. Questo avviene con uno strumento che è l'elettroantennografia, che permette di verificare la risposta totale dei recettori antennali dell'insetto. Una volta che abbiamo questa risposta agli stimoli positiva, si va a identificare il feromone tramite la strumentazione di laboratorio chimico, solitamente il gas cromatografo accoppiato all'identificazione di massa. E quindi si passa poi alla sintesi. Inizialmente una sintesi di laboratorio, generalmente complessa, che di 10-12 passaggi sintetici. I feromoni sono costituiti da catene alifatiche, sature e insature, con gruppi funzionali quali esteri, alcoli, aldeidi e chitali. Alcuni feromoni sono già a livello di produzione industriale, altri invece sono ancora di sintesi in laboratorio. Una volta identificato e sintetizzato, si passa di nuovo allo screening di laboratorio per riverificare l'effettiva attrattività. Una volta identificato e prodotto, si passa ad ottimizzare i feromoni per gli scopi di nostro interesse. Si parte sempre dalle prove di laboratorio. Si studiano anche in questo caso le trappole, la geometria, il colore, la manufattibilità. In pratica si fa un'ingegneria delle trappole a seconda dello scopo e dell'applicazione che vogliamo. Dopodiché si passa allo studio degli erogatori, che in pratica è una formulazione a rilento rilascio, sempre dipendentemente dal tipo dell'impiego che si può utilizzare. Questa formulazione va in base alla chimico-fisica dei feromoni, appunto al tipo di molecola, se essere alcol, aldeide o altro, e alla chimica fisica del supporto, quindi dal tipo di materiale, dalla permeabilità, dalla capacità di carico e dalla presenza o meno di additivi. Questo perché, come appunto deve essere una formulazione a rilento rilascio, a volte si tratta di pochi milligrammi, addirittura a volte anche di nanogrammi di feromone ad erogatore. Dopodiché si ritorna ad effettuare delle prove di campo per verificarne l'efficacia sia degli erogatori che delle trappole. I controllo qualità sono sempre di due tipi. Quindi uno di tipo chimico, quindi l'analisi sui feromoni prodotti, solitamente si usa la gas cromatografia, e biologico in campo per valutarne l'efficacia, valutare il confronto tra feromoni o varie miscele di principi attivi che costituiscono il feromone, e la valutazione anche di nuovi erogatori. Passo ora a quelle che sono le applicazioni dei feromoni, principalmente dei feromoni. La prima applicazione è il monitoraggio, che consiste nella segnalazione dei voli e della densità di popolazione, la cattura di massa, che è la rimozione della maggior parte degli esemplari maschili, e il disorientamento e la confusione sessuale, che sono dei sistemi di difesa diretti, atti ad inibire l'accoppiamento. Nel dettaglio, il monitoraggio è principalmente una tecnica che consiste nel sorvegliare lo sviluppo della popolazione di una determinata specie, utilizzando la cattura dei maschi con apposite trappole spia innescate con il feromone specifico. In questo modo è possibile individuare il volo dei maschi e stimare la densità di popolazione, ed il conseguente rischio dei danni prima che questi si verifichino, in modo tale così di avere i dati necessari per attuare una razionale lotta integrata o biologica. La cattura di massa utilizza particolari trappole ed è una tecnica che cerca di controllare direttamente una specie dannosa, catturando un elevato numero di insetti. Questo metodo non elimina la totalità degli individui, ma agisce quale fattore di contenimento nella popolazione e la sua efficacia si valuta nel tempo.
La cattura di massa viene utilizzata proficuamente con un numero limitato di specie, soprattutto nel settore forestale, nel settore delle derrate immagazzinate e nella frutticoltura contro il rodilegno. I sistemi invece diretti per inibire l'accoppiamento si chiamano distrazione sessuale e consistono in due tecniche. La prima tecnica è una tecnica è il disorientamento sessuale, che è la creazione di numerose tracce artificiali predominanti sul richiamo delle femmine, e la confusione, che è una schermatura del richiamo delle femmine tramite la saturazione dell'ambiente. Il disorientamento consiste in utilizza pochi grammi di principio attivo all'ettaro con un elevato numero di diffusori. E nell'appezzamento dove si utilizza questa tecnica è possibile effettuare il monitoraggio. La confusione sessuale invece utilizzano un alto quantitativo di principio attivo per ettaro con un numero limitato di diffusori e per via della presenza della nuvola feromonica, a volte è difficile il monitoraggio con le trappole all'interno dell'appezzamento dove si attua la tecnica della confusione. Isagro, con la linea di prodotti Ecodian, utilizza la tecnica del disorientamento. I diffusori Ecodian, che sono o gancetti o dei fili, sono realizzati in Mater B e sono impregnati con un basso dosaggio di feromone, ma questo quantitativo è sempre superiore a quello emesso dalle femmine vergini. Questo basso dosaggio non satura i recettori delle antenne del maschio e il maschio resta attivo nel seguire le tracce artificiali predominanti sul richiamo delle femmine. Le trappole da monitoraggio, quindi installate nell'appezzamento e in disorientamento, restano attive e l'elevato numero di diffusori consente questo tipo di applicazioni anche in appezzamenti di piccole dimensioni e in pendenza. Inoltre, gli Ecodian, i diffusori Ecodian coniugano anche l'esigenza di avere una costante erogazione di feromone con quella della ecocompatibilità, essendo costituiti interamente con materiali biodegradabili e compostabili. Io ho concluso, ringrazio tutti voi per l'attenzione e un particolare ringraziamento al dottor Franco Rama, da cui ho preso un'importante eredità per tutti gli insegnamenti e la passione che mi ha trasmesso sui feromoni e il loro mondo. Grazie ancora a tutti. Grazie a te, Pierangelo. Adesso strettamente legato al tuo intervento è quello di Giulio Testa, un intervento che si intitola Le soluzioni sagro nella gestione ecologica degli insetti fitofagi. Cedo quindi la parola a te, Giulio. Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono Giulio Testa e mi occupo in Isagro dello sviluppo marketing e commerciale dei feromoni. Questo pomeriggio sono felice di presentarvi il nostro catalogo trappole. È una presentazione di circa 20 minuti che è propedeutica poi per la seconda fase di questo webinar, che è dedicato alla novità della Isagro UpTrap. Il titolo che ho scelto è Le soluzioni Isagro per una gestione ecologica degli insetti fitofagi. Perché la scelta? Ecco qua, qua. Perché la scelta ecologica? Allora, è proprio il binomio delle due parole. Logica intesa come invettiva, creatività dell'uomo che, ispirandosi alla natura, ha sviluppato di per sé un sistema molto sofisticato e anche, lasciatemi dire, un po' subdolo, è una sorta di inganno fatto nei confronti degli insetti per controllare in modo molto preciso solamente alcuni fitofagi.
E quindi la logica è a servizio del, dell'agricoltore come mezzo tecnico di difesa, ma anche dell'ecologia perché è un sistema a totale rispetto dell'ambiente. A mio avviso è il primo caso dell'agricoltura di precisione, perché è un sistema altamente specie specifico ad alta sensibilità, diventa uno strumento indispensabile da applicare quando si sceglie l'utilizzo della rotta integrata, permettendo di abbandonare la rotta a calendario, e ovviamente dipende dai contesti agronomici più variegati, ma si può stimare anche una riduzione del 30-40% dei trattamenti insetticidi grazie proprio all'utilizzo dei feromoni, sia come confusione o disorientamento sessuale, e sia come monitoraggio. Il tutto si applica in un contesto di mercato dove ormai è necessario cambiare il paradigma della difesa, implementando l'utilizzo di trappole e feromoni. Infatti abbiamo una difesa fitosanitaria che ha una minore disponibilità di principi attivi. La grande distribuzione organizzata richiede sempre più prodotti con assenza di residui, di agrofarmaci. C'è una maggiore diffusione di superfici investite al biologico e i cambiamenti climatici che si stanno verificando causano anche una imprevedibilità dei cicli biologici degli insetti. Ci stiamo tutti accorgendo come alcuni cicli si stanno sfasando o più avanti o si stanno anticipando oppure si stanno allungando. Quindi i trattamenti a calendario diventano ancora più uno strumento poco efficace per contenere questi fitofagi e diventa sempre più importante effettuare un monitoraggio che ti permette di stimare al meglio le dinamiche della popolazione. Inoltre ci sono nuovi parassiti di importazione che è necessario monitorare come gli insetti da quarantena. Su questo possiamo dire con un certo orgoglio che Isagro è ormai da 40 anni che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione delle trappole. Quindi siamo stati sicuramente dei precursori di un tema che certamente all'inizio era più una curiosità accademica e scientifica, e poi con l'andare avanti dei decenni è diventato sempre più interessante. Isagro commercializza due tipologie di trappole, come vi ha anticipato Pierangelo, delle trappole volta al monitoraggio, il cui obiettivo quindi è l'individuazione dei bori degli insetti e valutare la dinamica di popolazione, oppure trappole di cattura massiva, il cui obiettivo è catturare il maggior numero possibile di insetti per appunto limitare la popolazione infestante. Partiamo dalle trappole da monitoraggio. Il primo obiettivo delle trappole quindi è identificare una curva di volo. Poter quindi monitorare i voli degli adulti e quindi valutare la densità di popolazione, capire effettivamente se la popolazione del fitofago è alta e bassa e può diventare una reale minaccia oppure no. Questo permette poi di identificare una soglia economica, una soglia di intervento, soglia economica di danno, ed è quando il danno della coltura diventa maggiore rispetto al costo dell'intervento. Quindi permette di capire essenzialmente quando effettivamente per l'agricoltore diventa impellente trattare con o un trattamento insetticida oppure qualche mezzo tecnico biologico come fosse un Bacillus thuringiensis. Il quarto sistema è la quarta attività molto importante delle trappole da monitoraggio è quando vengono abbinate al sistema di disorientamento sessuale Ecodian, che è stato citato dal precedente relatore. Queste sono le trappole che abbiamo a vostra disposizione per effettuare il monitoraggio al meglio. C'è stato negli ultimi 2 anni un rinnovo della veste grafica. Quindi abbiamo dei colori predominanti, l'arancione e il marrone, per tutta la linea di trappole professionali. Notate che c'è una nuova trappola che vedremo nelle slide successive, che ha dei colori diversi perché è destinata più a fini hobbistici.
Tutte le trappole presentano il logo Isagro in trappole come marchio di garanzia di qualità dell'esperienza di Isagro. E adesso nei prossimi minuti farò una breve carrellata delle trappole per descriverne un po' le caratteristiche tecniche. Partiamo dalla trappola trap test. La trappola trap test per noi è la trappola da monitoraggio per eccellenza. Infatti, già il nome stesso trap test ormai identifica non solo una tipologia di trappola, ma proprio un brand. Composta da un tettuccio e un fondo collato ad assi incrociati, uniti da degli anelli. Sul fondo collato viene applicato il feromone, che può essere di diverse tipologie, proprio per adattarsi ai diversi insetti che può andare a monitorare. Generalmente questa trappola è specifica per gli epidotteri di piccola e media taglia, come ad esempio la tignoretta della vite, quindi l'Orobesa botrana, la magrone dell'olivio, dell'olivo, altre tignore, notue, piralide, eccetera. Passiamo adesso alle due trappole specifiche per la Cidia pomonella, si chiamano Carpo e Carpo Plus. La prima, vedete, ha una forma ad astuccio e ha un fondo collato interno estraibile. Questa forma ha due caratteristiche. La prima è che è studiata per esaltare l'attrattività della trappola nei confronti proprio della carpocapsula, quindi dell'acide pomonella. La seconda è che con questa forma aumenta la protezione del fondo collato, che si imbratta meno, rimane più pulito più a lungo e quindi è più facile da utilizzare. La Carpo Plus invece è una trappola a forma di pagoda, anch'essa specifica per acide pomonella, ed è combinata con un erogatore a lunga durata di 180 giorni. Pertanto è una trappola che si può abbinare molto bene al sistema di disorientamento sessuale Ecodia. Passiamo poi alla trappola Olive. Questa è una trappola specifica per la mosca dell'olivo, anzi, ne nello specifico per i maschi di mosca dell'olivo. È fatta da un tettuccio la cui volta presenta la coda. Quindi gli insetti tendono a incollarsi nella volta di questo tettuccio. Una trappola molto simile alla Olive è la Ruff, che ha la medesima forma a tettuccio collato con la volta su cui è applicata la colla entomologica, e questa però diventa specifica per le cocciniglie. Tra le due trappole la differenza è nella forma del porta erogatore e nel quantitativo di trappole contenute nella confezione. Quindi la trappola Ruff, che è specifica per le cocciniglie, si applica molto bene, ad esempio, per tutti i vari tipi di cocciniglia e Echinococcus. Trappola Wing, come potete vedere anche dall'immagine, è una trappola invece cromotropica gialla, infatti ha un colore giallo più intenso rispetto alle trappole precedenti, ed è specifica per la cattura dei ditteri tripetidi. Se viene applicata, abbinata a specifici feromoni, diventa anch'essa una trappola selettiva. Contro, ad esempio, la mosca mediterranea della frutta, Acerotritis capitata, oppure se andiamo ad abbinarci l'attrattivo ammoniacale, diventa selettiva per la mosca del ciliegio, del capro e del noce, mentre se andiamo ad applicare lo specifico feromone utilizzato anche per la trappola Olive, più l'attrattivo ammoniacale, diventa una trappola da monitoraggio per la mosca dell'olivo, quindi la Batrachella aureus. Vi porto due novità che abbiamo da quest'anno, la Cimatrap Pro e la Cimatrap Garden. Sono due trappole specifiche per la cimice asiatica Allium orfalis. La prima, nella confezione dai colori marrone e arancione, è specifica per usi professionali, è una trappola alta circa 1,20 m, specifica quindi per imprenditori agricoli, mentre la seconda, i cui colori sono verde e arancione, rientra in questa nuova linea hobbistica. È una trappola più piccola che si adatta bene per piccoli orti, frutteti oppure giardini. In questo caso il feromone sono due tipologie di dispenser,
uno attrattivo, uno di aggregazione, che hanno una durata di circa 8-9 settimane. Queste due tappe hanno tutte e due una forma specifica a piramide, che permette quindi un'agevole cattura anche delle neanidi, che non sono in grado di volare, ma che tendono ad arrampicarsi sui pannelli verticali fino a rimanere intrappolate poi nel barattolo che contiene i due feromoni. Qua vi presento la Yatloth, che è una tappora invece specifica per i coleotteri e lateridi, conosciuti anche come ferretti. È una tappora quindi che va applicata direttamente al suolo, ricoprendo la porzione dell'imbuto più bassa con la terra, e permette monitoraggio quindi degli insetti appartenenti al genere Agriotis. Qua riporto un tipico calendario di momento di installazione dei diversi feromoni, in modo tale da andare a monitorare le tre specie più presenti nei nostri territori. Questa trappola si chiama Batrocera dorsalis e dal nome si può intuire che è specifica appunto per la mosca orientale della frutta. In questo caso l'attrattivo è il metilogenolo ed è fondamentalmente una trappola McPhail che è stata modificata da Isago per renderla specifica per questo tipo di insetto. L'insetto è da quarantena, le prime segnalazioni sono avvenute nel 2018 in Campania. La regione in quel caso ha contattato Isago, che si è prodigata per sviluppare una trappola specifica per monitorare questo tipo di insetto, che oggi viene poi monitorata su tutto il territorio nazionale. Adesso parliamo di come posizionare le trappole. Come regola generale è importante posizionare le trappole in anticipo rispetto ai voli degli adulti, proprio in modo tale da capire quando gli adulti volano e significa quando gli adulti sono in grado di trovarsi e di portare a termine gli accoppiamenti. Generalmente noi consigliamo la regola del 3-1. Cosa significa? Utilizzare tre trappole nel primo ettaro più una trappola per ogni ettaro aggiuntivo. Faccio un breve esempio. Se io come agricoltore ho un ettaro da monitorare, andrò ad applicare tre trappole. Se ho 4 ettari, andrò ad aggiungere altre tre trappole e cercherò di distanziare il più possibile, cercando di rispettare almeno 20, 25, 30 metri di distanza da una trappola all'altra. Si consiglia di controllare le trappole con cadenza settimanale e generalmente, salvo specificato diversamente, conviene sostituire gli erogatori ogni 4-5 settimane. Le trappole possono essere, anzi, diventano uno strumento fondamentale nei sistemi di disorientamento sessuale, come è stato accennato da Pierangelo. Infatti, quando le trappole iniziano a catturare, in un appezzamento dove viene anche applicato un sistema di disorientamento sessuale, significa fondamentalmente che i maschi sono in grado di identificare i feromoni femminili e pertanto il disorientamento non è più efficace. Quindi, come un maschio è stato in grado di trovare una trappola e rimanerci purtroppo per lui catturato, così significa che è in grado di trovare anche una femmina e portare a termine l'accoppiamento. Quindi le trappole diventano come delle spie, come la spia dell'olio della macchina. Si accende per avvisarci che l'olio è finito, così la trappola ci può avvisare che il sistema deve essere o rinnovato oppure è necessario intervenire diversamente. Un brevissimo accenno sul sistema di disorientamento Isago, che prende il nome di Ecodian, prevede dei gancetti di diverso colore che si applicano su diversi insetti fitofagi. In questo caso il gancetto biodegradabile. Abbiamo diverse tipologie che si adattano all'Arcidia pomonella, all'Arcidia molesta e alla Anassia vignatella, oppure abbiamo l'Ecodian cosiddetto filo di due tipologie, uno blu e uno rosso. Quello blu si adatta bene, è specifico per la nocciola del cotone Aspodottera rictoralis e viene direttamente steso nelle serre, mentre quello rosso viene appeso sulle piante di castagno ed è specifico per Acidia splendana e per Acidia fagigandana. Passiamo adesso allo scaffale che mostra le trappole per la cattura massiva. Abbiamo la Mass Large, che sono due trappole specifiche per la cattura massiva, e vedete che abbiamo anche di nuovo due trappole che erano già presenti nello scaffale
delle trappole da monitoraggio. Perché? Perché fondamentalmente se noi aumentiamo la densità di installazioni di trappole per unità di superficie, quindi aumentiamo il numero di trappole, possiamo anche intervenire in modo attivo limitando la popolazione. Questo si può applicare utilizzando la cima trap garden, perché si va a intervenire su una superficie, un giardino, un orto, comunque relativamente piccolo, oppure utilizzando la wing aumentando il numero di trappole installate. Ovviamente questo dipende moltissimo dalla tipologia, dalla biologia dell'insetto, quindi sicuramente le due masse sono più specifiche per questo obiettivo. Abbiamo nella nostra pipeline di sviluppo altre due trappole che potrebbero venire commercializzate all'inizio del prossimo anno, che sono dei pannelli cromotropici e dei rulli colorati cromotropici, che hanno la peculiarità di non essere materiale plastico, ma di essere in carta e quindi biodegradabili, molto più facili da gestire a fine campagna. La MAS è una trappola appunto a forma di imbuto che presenta un sacchetto che raccoglie gli insetti catturati. Si adatta molto bene per le tignole delle derrate, nella tabella riporto alcuni esempi, oppure per le nottue infestanti delle colture orticole. Inoltre si adatta molto bene negli ambienti indoor, come nei mulini oppure nei magazzini dell'industria alimentare. La trappola Masserage, invece, rispetto alla sorella MAS, presenta un tubo raccoglitore al posto del sacchetto ed esiste in due versioni. Una con alette verticali, che diventa specifica per la processionaria del pino o per il rodilegno rosso, oppure una senza alette verticali, che diventa specifica per il rodilegno giallo. Se le trappole sono ancora in buone condizioni, ma ovviamente noi abbiamo terminato le nostre cartucce, un po' come una stampante che ha finito l'inchiostro, noi possiamo mantenere le trappole e acquistare solamente gli erogatori specifici per gli insetti. L'astuccio alla vostra destra è il nostro dispenser. Esistono circa 110 diverse versioni per il numero di insetti che noi abbiamo a catalogo e quindi si adattano perfettamente alle esigenze e al tipo di feromone che andiamo a ricercare per uno specifico insetto. Mentre alla sinistra vedete il nuovo astuccio specifico per la trappola hobbistica cima trap dispenser, che contiene i due erogatori specifici per la cimice asiatica. Ovviamente questi due erogatori sono gli stessi utilizzati nella trappola professionale, però per la dimensione della confezione si applica maggiormente, è consigliato di utilizzare soprattutto per la trappola di tipo hobbistico. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande non esitate a scrivermi e vi consiglio caldamente di visitare il nostro portale Isagro Farm all'indirizzo che è riportato nella presentazione, in quanto avrete la possibilità di scaricare tutte le schede tecniche delle trappole che vi ho presentato e soprattutto sul catalogo avete modo di vedere la matrice di tutti gli insetti che abbiamo a catalogo e come si abbinano sulle nostre trappole, in modo tale da trovare quindi la giusta corrispondenza insetto-trappola. Grazie ancora e passo la parola al relatore. Grazie Giulio. A proposito di domande, c'era Luciana che chiedeva se stesse pensando di produrre a breve trappole per il monitoraggio con materiale biodegradabile. Rispondi tu, Giulio. Allora, trappole poi sì, adesso stiamo indagando queste nuove trappole a cattura massiva fatte in materiale biodegradabile. Se otteniamo dei buoni risultati e non riscontriamo particolari difficoltà tecniche della trappola, a quel punto potremmo anche pensare di trasferire questa tecnologia che stiamo sviluppando anche per delle trappole per il monitoraggio.
No, ma con l'esperienza che ci stiamo facendo con queste due trappole nuove per catro massiva, sicuramente potremmo anche considerare questo aspetto. Perfetto, ti ringrazio di nuovo Giulio. Adesso però passo la parola a Giulia Brusili e Giuseppe Italiano di Abaco Group che ci parleranno sempre di trappole ma di gestione smart e presenteranno in particolare AppTrap che è un'applicazione con cui geomappare le trappole a feromoni di Isagro. Passo quindi a te la parola Giulia. Grazie mille Ilaria e grazie mille anche a Disagro per aver organizzato questo webinar molto interessante. Mi presento, io sono Giulia Brusini e lavoro nel Dipartimento Marketing e Commerciale di Abaco Group. Prima di lasciare la parola al mio collega Giuseppe Italiano, che come ha detto Ilaria vi mostrerà l'applicazione sviluppata per Isagro per la gestione smart delle trappole AppTrap, vi presento brevemente chi siamo, qual è la nostra azienda. Abaco Group è uno dei leader europei nello sviluppo di soluzioni software per la gestione del controllo delle risorse territoriali e grazie a un'esperienza trentennale la nostra azienda ha potuto anticipare quelle che sono le esigenze di un mercato che è sempre più in evoluzione, come ben sappiamo, e quindi di anche supportare gli attori del settore nell'affrontare quotidianamente le sfide che la digitalizzazione, la trasformazione digitale, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, pone. Questo grazie anche a un approccio orientato alle esigenze del cliente e alla volontà di elaborare e valorizzare i dati per ottimizzare i processi produttivi. Il nostro impegno è sempre più rivolto verso la sostenibilità. Il nostro obiettivo infatti è quello di sostenere un futuro che sia sempre più digitale ma anche sostenibile. Per questo operiamo nel quadro disegnato dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lavoriamo un po' in tutto il mondo, abbiamo partner ovunque e lavoriamo principalmente su tre settori. Il primo è quello dell'agroindustria con la soluzione Abaco Farmer, che è il nostro strumento per la diffusione dell'agricoltura di precisione. Lavoriamo anche però con governi centrali e locali, con Abaco Agri, che permette la gestione semplificata dei processi di finanziamento per l'agricoltura e lavoriamo anche nel settore dell'immobiliare con Abaco Real Estate, che è la soluzione che permette la gestione completa degli asset immobiliari. Per quanto riguarda la soluzione che ci interessa è Abaco Farmer, lavoriamo principalmente su tre layers che sono quelli dell'Earth Observation, infatti noi raccogliamo dati e generiamo indici da immagini satellitari, droni, per poi creare dashboard personalizzate, il ground truthing perché raccogliamo dati direttamente in campo tramite sensori IoT e poi il process management perché ci impegniamo ad ottimizzare e gestire i processi, i flussi di lavoro anche attraverso l'utilizzo di app mobile direttamente in campo. Abbiamo una visione orientata principalmente a due dimensioni, come avrete capito, la sostenibilità e la gestione dei processi. Questo perché ci teniamo ad osservare, tracciare e elaborare i dati per supportare al meglio le decisioni dei clienti e a gestire quelli che sono i processi di lavoro per migliorare il core business. Questi sono alcuni nostri principali partner e clienti. Termino semplicemente con porre l'attenzione anche sul nostro impegno nella ricerca e nello sviluppo, citando un progetto, una partnership che Abaco ha con il Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale dell'Università di Perugia per la creazione di un think tank con l'obiettivo di analizzare la trasformazione sostenibile digitale del settore agroalimentare per poi tracciare quelle che saranno le linee guida per l'agricoltura in futuro. Ora vi ringrazio tantissimo per la partecipazione e l'attenzione e lascio la parola al mio collega Giuseppe che vi mostrerà l'applicazione AppTrap. Buongiorno a tutti e
Vi mostro intanto quello che abbiamo sviluppato. Intanto io sono Giuseppe Italiano e sono un po' l'esperto della soluzione Agri-Industry di Abaco Group. In particolare Abaco Farmer è una piattaforma che permette di gestire una mole di dati che vengono fuori sia da rilievi fatti in campo, ma anche da rilievi, come diceva anche Giulia, da Earth Observation. In particolar modo noi pensiamo un po' a migliorare la gestione delle attività agricole e comunque abbiamo sempre delle applicazioni, quantomeno diciamo in evoluzione, comunque siamo sempre attenti alla sostenibilità ambientale. Il criterio della piattaforma Abaco Farmer principalmente è quello di raccogliere dati, quindi come dicevo prima, come ad esempio il caso delle trappole o comunque anche rilievi pedologici o sensori IoT, li combiniamo al fine di creare anche delle mappe di prescrizione per dare poi comunque creare delle attività in campo che possano essere un po' sempre mirate alla sostenibilità ambientale e li supportiamo tramite dei DSS che sono presenti all'interno della nostra piattaforma. In particolar modo, oggi vi presenterò un po' in diretta l'app Trap, che è un'app che abbiamo sviluppato ad hoc, diciamo, per Isagro, che permette appunto la gestione delle trappole. In questo caso c'è la possibilità di gestire tutte le trappole a feromoni che si hanno in campo, quindi anche avendo la geolocalizzazione delle trappole, per avere anche una registrazione dei dati di cattura e quindi monitorare anche i dati storici. Ovviamente l'app è possibile scaricarla sia dal Play Store, Android, ma anche iOS. Al di là di questo, io proverei direttamente a collegarmi con il cellulare in modo tale da potervi far capire, diciamo, il funzionamento in diretta. Scusate un secondo che provo a collegarmi. Allora. Perfetto. Io adesso mi sto collegando con il cellulare in modo tale da visualizzare quello che ho al momento. Allora, l'app si mostra in questo modo. Quindi, una volta fatto diciamo, lo scarico dell'app, posso direttamente andare a crearmi un utente dove serve semplicemente inserire nome, cognome, diciamo, un utente e password. Io in questo caso l'ho creato e quindi faccio accedi. A questo punto visualizzo l'azienda che ho caricato con l'utente in fase di registrazione. E se vado in basso ho la possibilità di selezionare l'elenco delle trappole. In questo caso ho caricato già una serie di trappole che ho identificato, ho inserito del codice, ad esempio codice 1. Questo qui mi fa capire che questa trappola ha queste coordinate, che tra l'altro posso anche modificare, è stata inserita in una, ovviamente c'è una data di posizionamento. E posso anche indicare un'ipotetica data di fine utilizzo. Ovviamente non è un dato obbligatorio, ma comunque è possibile anche inserirlo. E ovviamente inserisco anche il codice che posso anche scrivere col pennarello nella trappola, giusto per avere l'identificazione della trappola. E da qui c'è la possibilità di selezionare le tipologie di trappole che sono nel catalogo di Isagro. Ovviamente sulla base della tipologia di trappole, ad esempio io seleziono la trap test che è già selezionata, mi identifica quali sono i feromoni che sono presenti all'interno di quella trappola. Al che significa che io sulla base della tipologia della trappola vengono selezionati automaticamente i feromoni. Automaticamente inoltre vengono inserite anche le distanze che vengono, diciamo, che devono intercorrere tra una trappola e l'altra, ovviamente con le regole che ha detto poc'anzi Giulio. E inoltre, possiamo anche inserire delle date orientativamente alla durata della ricarica, in modo tale da poter avere una sorta di resoconto di tutte le trappole e fare un check delle trappole che io dovrei andare a sostituire. Tra l'altro, vi è anche la possibilità di inserire la trappola in un gruppo. In questo caso io ho inserito Campovecchio in quanto
Il campo presente, ovviamente il campo dove insistono le trappole si chiama campo vecchio e sto monitorando la tignola delle mandorle. In questo caso, se io vado indietro, come vedete, c'è la possibilità di vedere sia i gruppi, ma anche di mostrare su mappa dove si trova la trappola. Quindi in rosso sto visualizzando la trappola che ho selezionato, e da qui posso vedere anche i rilievi delle trappole. In questo caso non ho un dato fatto odierno, ma posso visualizzare lo storico. Ciò significa che dallo storico io visualizzo o il grafico delle due trappole in questo caso, quindi mi fa vedere tranquillamente le due, diciamo, i due rilievi, piuttosto che il grafico dell'intero gruppo, in questo caso tignola delle mandorle. Quindi se io clicco qui, vedrò i rilievi di tutte le trappole che fanno capo a quel gruppo. Ovviamente, nel caso in cui io dovessi inserire una nuova trappola, o meglio un nuovo rilievo, cliccando qui, banalmente mi indica la data di oggi che posso tranquillamente cambiare. Quindi, ad esempio, mettiamo marzo, scusi, il 3 maggio, imposta. Quindi il 3 maggio ho avuto un rilievo di, faccio un'ipotesi, di 10 insetti, e quindi andando indietro lui automaticamente mi salva. Posso anche eliminare questo rilievo. Vado indietro, automaticamente lo vedo qui, ma non lo vedrò nei dati storici. Per visualizzarlo nei dati storici serve semplicemente aggiornare il server. Tanto che io qui ho un'icona che mi sta a dire che in questo caso ho un rilievo appena fatto, ma che non ho aggiornato. Quindi non appena io aggiorno, automaticamente da qui non vedrò più il dato di rilievo, ma non lo vedrò neanche in questa fase, perché lo vedrò semplicemente tra l'elenco dei dati storici. Ovviamente, se io interrogo altre trappole, ad esempio la Nottola delle Messi, voglio vedere i rilievi, quindi visualizzando i dati storici e quindi il grafico del gruppo, in questo caso, come si vede anche in alto, ho la possibilità di visualizzare tutti i dati legati alle trappole che ho, diciamo, che ho. Sì, ai rilievi che ho effettuato. Inoltre, nella schermata generale ho la possibilità di ordinarli sia per descrizione, ma una cosa molto comoda, anche ricarica consigliata. Cioè, mi fa capire che sulla base delle ricariche che ho effettuato, quanti giorni mi mancano. Quindi, nel caso in cui io, ad esempio, oggi devo fare una ricarica, clicco su ricariche. E mi dice effettivamente, a parte lo storico delle ricariche, ho la possibilità di inserire la ricarica oggi. Una volta che inserisco la ricarica, automaticamente visualizzerò la data della ricarica, avrò l'iconcina che mi indica che dovrò semplicemente aggiornare il server e automaticamente vedrò che è scesa in fondo semplicemente perché la data consigliata è 35 giorni, quindi dopo 35 giorni ovviamente viene fuori la schermata. Ovviamente lo stesso si può fare anche per quanto riguarda piuttosto che ordinarlo per ricarica, come ricarica posso visualizzarlo come ultimo rilievo. Quindi una volta fatto ciò visualizzo i dati per rilievo. Faccio un esempio banale per far capire come si inserisce una trappola, quindi vado nell'iconcina in alto, quindi più. Da qui ho la possibilità di o selezionare la posizione corrente oppure modificare su mappa la posizione nel caso in cui io abbia inserito delle coordinate. Ad esempio, se inserisco delle coordinate, faccio un'ipotesi, la zona si trova in 45 gradi. Ovviamente questi numeri, se si è in campo, non serve inserirli. Io mi trovo un po' in un luogo chiuso e non prendo il GPS del cellulare. È giusto per farvi capire che anche da qui posso farlo tranquillamente. Inserisco delle coordinate, posso anche modificare, mi posiziona in una zona e io da qui
posso indicare, esempio, un punto di mio interesse, ad esempio in questo campo. Una volta inserito questo punto, chiudo, mi aggiorna le coordinate, da qui inserisco le mie informazioni. Data di fine utilizzo non mi serve, non è indispensabile. Inserisco trappola test. Il tipo di trappola, ovviamente, faccio, ad esempio, seleziono sempre trap test. La distanza intertrappola automaticamente mi viene segnata 30 metri. Inserisco il ferormone tra quelli scelti, quindi ad esempio tignola delle mandorle, e da qui inserisco il gruppo di appartenenza. Ovviamente io qua ho già due gruppi perché li ho inseriti precedentemente, ma basterebbe inserire il testo per creare il nuovo gruppo. In questo caso io inserisco il gruppo tignola delle mandorle. Quando vado indietro, automaticamente avrò il dato caricato, dove ovviamente devo sempre aggiornare per visualizzare i dati. Quindi aggiorno. E ovviamente da questo momento in poi posso effettuare i rilievi. Scusate un secondo, vado nella trappola, in questo caso trappola test. In rilievi, ovviamente non ho alcun rilievo, neanche il dato storico. Quindi da questo momento in poi posso semplicemente inserire dei rilievi e le varie ricariche. Al momento diciamo che per me è tutto, quindi vi ringrazio dell'attenzione. Comunque, se ci sono delle domande in merito, siamo pronti a rispondere sia nell'utilizzo dell'app sia diciamo, nelle domande in merito alle trappole. Grazie. Grazie a te, Giuseppe, e grazie anche a Giulia per questa presentazione. È sempre affascinante vedere come un settore così antico come quello agricolo poi riesca a trovare soluzioni e tecnologie per restare sempre al passo coi tempi e aggiungere quei nuovi tasselli per una gestione sempre più ottimale e all'avanguardia. Al momento non ci sono altre domande, per cui io vi ringrazio e ringrazio in particolare i relatori per i loro contributi precisi, puntuali e interessanti, e l'associazione ACRA, ISAGRO e Fruit Communication per la realizzazione dell'evento. Ricordo che le slide e il video del webinar potranno essere poi usufruibili nei prossimi giorni sul sito di Fruit Journal. Niente, di nuovo grazie a tutti e buona serata.